Sai, papà, guarda, eccoci qua su un'altra bella puntata di Fallout New Vegas. Siamo arrivati qua, avevo Benny a suon di staccate. E sono venuto Lucius del... come si chiama? Cazzo, che cosa? Aspetta, buonanotte. Quel tipo che ci ha chiamato l'NC, ho bisogno di parlarti riguardo alcune cose importanti. Ti spiego di venire il prima possibile così da discutere di queste cose in privato. Poi usare gli uffici ambasciata. Altre su Dennis Crocker. Boh, andiamo. Questo qua. Ehi! Fanculo te, vecchietto di merda. Qua forse? No, diventa d'azzardo. Questo qua dovrebbe essere. Non sono sicuro, quindi. Vediamo. Altra NC. Bel lavoro. Fottiti. Ammetto che è una bella sensazione portare quelle armi sulla strip. Il fottuto signor House ha proibito a qualsiasi militare dell'RNC di portare armi da fuoco sulla strip. Beh, tranne che al capitano. Il signor House non si fida ancora dell'RNC. Se vuoi un consiglio, i Securitron non tollerano buffonate là fuori. Quindi non fare niente di stupido. È la tua prima volta. Non stai partendo con il piede giusto. Ti consiglio di fare attenzione là fuori. I tipi rest... Ma sto zitto lì. No, questo è il bagno. Ma cosa c'è? Uomini. Sono. Donne. Cadavere. Vatti fuori! FBI. Nessuno. No, nessuno. Ehi! Non so stare nelle fontane. Ma qua non sono fontane. È un ghoul questo. No. Vai, soldato! No, aspetta. Grande. Dove cazzo è andato? All'ambasciata. Ma quando c'era un plastico qua? Cosa serve? Stazione la... No. Dove l'han passata? Dove l'han passata? Where is it? Sera. Assurdo. Quindi... Ma come? Ho appena perso i tappi di un mese. Vuoi scommettere con classe? Vai all'Ultralax, se non ti scoccia essere servito da idioti mascherati. Oh, aspetta, vediamo un attimo. Tops, Gomorra, là. Dove no? All'ambasciata, all'ambasciata, che cazzo è? Chi sei tu? Ti sei girato? No. All'ambasciata. Qua, la stazione. A sud. Vuoi dare un taglietto, credo? Ciao! No? Aspetta, faccio quello. Sono più. No, è ancora che te fino forte. Ma non capisco dove... Deve parte su destra. Parte su. Su, dove là. Certo, a dopo. Strip su, su, su. Vault 21. Dove l'hanno passata? Ti black come gente. Ah.
Ah, là, eccoci. Questo è un passato forte. Che sei te? Aiutarti. Posso aiutarti? Puoi trovarlo nell'edificio principale dell'ambasciata. Grazie. Già bracesco di qua, mamma mia. Dove è dentro qua? Parte così, militare, qui giù. Andiamo dentro. Polizia militare, polizia militare. Ok. Barboni qua morti. Dove cazzo di onda? Non è proprio. Aiutarti. Aiutarti. Siamo un zombie, aiutarti. Da questa parte forse. Qua è qui, sì. E non c'è un cazzo. Ah, ecco, porta l'ambasciata. Oh, diamine. Questa è l'ambasciata L'ambasciatore Crocker si trova nel suo ufficio, oltre la porta alla mia destra e in fondo alla sala. Ok. Gli uffici dell'ambasciata sono a sinistra, mentre la casa... Se vuoi sentire una lezione di... Boh, ciao. Adesso, a destra, perché qua. Poi... No. No. Cos'è? Questa bestia, lo vedo pure io. Oh, altro vuoto. Questa prossima munizione mi sarebbe tantissimo. Bello quello. Ti apro io la bottiglia, piccia mia. Non ci andremo piano. La legione può scommettere. Adesso ha detto. Cioè? Tu mi hai fregato, bastarda. Veramente fregato. Il berretto rosso ti sta bene, soldato. Sta zitto. Ciao. E lui? Aspetta, vediamo se c'è qualcuno. Vuota. Salve, signore. Sono felice che tu ce l'abbia fatta. Vorrei discutere con te di una cosa. È una faccenda molto importante e sento proprio che sei la persona perfetta per questo lavoro. Sono sicuro che hai notato che la situazione è un po' tesa da queste parti, visto tutti i problemi fra l'RNC, la Legione e il Signor House. Non ci vuole un genio per capire che presto succederà qualcosa di importante. A dire la verità, l'RNC si trova in difficoltà, ma se falliamo ora, è la gente che ne soffrirà di più. Non voglio che ciò accada, e penso che nemmeno tu lo voglia. A nord-est c'è un insediamento, i locali li chiamano Boomer. Stanno seduti su una pila di munizioni che per noi sarebbero inestimabili. Vorrei contattarli e fare tutto il possibile per convincerli ad aiutarci. Sfortunatamente i Boomer sono persone schive e diciamo che non amano particolarmente gli stranieri. Questo è il motivo per cui ho bisogno di una persona come te. La tua esperienza e la tua reputazione fanno di te la persona ideale per comunicare con loro. In cambio del tuo aiuto, riceverai completa amnistia per qualsiasi crimine contro la RNC, oltre a ulteriori benefici e vantaggi. Pensi di poterlo fare per me? Oh, sì. Lo apprezzo molto. Quando gli avrai parlato, vieni qui e fammi sapere se ci aiuteranno. Ok, come si chiama la missione? Missione... Cos'è? Scoppia... la missione, la prossima battaglia... Ok, non è Boomer. Ok. C'è questa cosa? Sì, niente. Boomer. Benvenuti a Vegas. Comportatevi bene. Questo incarico, pensa... Ok, vediamo dove sono.
attenzione. Vediamola. Ho appena perso i tappi di un mese. Ora Maria. Arma di cosa? Di nome merda. Di Benny. Adesso cominciare i boomer che se vogliono stare con noi al prossimo guerra. Ma se tu spari tu prendo pure, che cazzo è? Un gente ubriaca con la cioè. Ok, mi sta avvicinando credo. Mentre fissai. Si dice che vuoi essere un tribù se non ti ancora più, praticamente nel territorio. Oh cazzo, sei una fobia. Che di là? Oh merda. Allora faccio. Così. Uff. Porca droga, così sono incazzati sti qua. Ok, dai giro. Andiamo, adesso. Ma fa schifo, ma è inquietante. Non per dire. Ok, andiamo. Pian pianino. Anzi, velocemente. I boomers. Bando, bando. Xenofobi. Che sono stili tutti. Tipo come i demoni, ma sono più ragionevoli. Vero, Boon? Vero. Oh diavolo, ne vedremo belle e brutte. Non so se mettermi... come si chiama? Non mi viene nome... cosa per... aperta? Porta casa di Moave. Ma... vediamo se riesco... penetrare nella base se sconvince di cosa? Tutto mio. Bravino incazzato. Boom, in testa. E tu vola pure. Altri boom incazzati qua. Cane bravino. Ma facciamoli fuori. Un po' di divertimento c'è. Vabbè. Muso. L'ho ammazzato. C'è un terzo là che avevo visto. Vabbè. Ammazzato. Oh, che stressante. Sempre queste canzoni qua subito ci sono cosa che non va. Aspetta un attimo, dov'è aiuto? No, che tipo di pressione. Dov'è? Psycho più quello danni, non mi servirebbe. Andiamo due cose là per mangiare. Adesso boom. No, boomer. Deserto qua. Forse la troviamo cosa? C'è un fuoco e non mi piace non c'è il fuoco. Opa. Qua c'è già qualcuno. Baracca dei Fields. Là c'è qualcuno. Drogato.
Non è che attacca? Salve gente? Qua va? Ehi tu! Trovato. Psycho. No. Cosa prendo per niente? Prendo di andare di qua? Ho andato a parlare. No, di qua. Sì, devo andare di qua. Oh, c'è un altro là. Chiesto bastardo, altro cos'è? George. George, come vuoi George? Da noi. Fermo là, amico. È meglio che ti calmi un po' o salterai in aria come gli altri idioti che pensavano di venire a ficcare il naso nel territorio dei boomer. Ora che ho ottenuto la tua attenzione, saresti interessato a un'informazione? Puoi parlare con me o con la sua dei miei stivali? Oh. Ehi, datti una calmata. Te lo dirò, sono un giocatore e uno sciacallo. Ho fatto un po' di soldi con il gioco d'azzardo e altri cercando oggetti non più utilizzati. Allora... Oddio mio, Dio mio, non hai saputo dei boomer? Ma su quale pianeta vivi? Sono una banda di svalvolati dal grilletto facile di Stanza Annellis. Ficca il naso nel loro territorio e diventerai macinato. C'è un modo, e te lo dirò, in cambio di una scommessa. Sentiamo. Beh, so come potresti entrare. Se mi dai i tappi te lo dico. Se torni vivo, raddoppierò la posta. Va bene, sì. Ok, ecco qua. Quella pagina contiene i dettagli, ma tutto dipende dal tempismo che avrai nello spostarti da un edificio all'altro. Ti guarderò da qui, così saprò se arriverai al cancello o no. Ricorda, ci saranno 600 tappi per te, se ce la farai. D'accordo. Nota aggiunta. Non ho preso niente. Ok. Oh, ti cazzate. Ok. Aiuto, dov'è? Sil boy. 3, 2, 1. Vai! Cazzo è sto male? Cazzo! No! Merda! Sono morto! Ok, ce la possiamo fare! Uff! Dai. Porca. Troia. Dove. Perché non posso muovermi? Quanto per tutto bene. Uff. Cosa? Oh. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Ai. Oh, stronzi. Resta là, non muoverti. Come diavolo hai fatto a sopravvivere a quel bombardamento? Stronzo. Ti ho avuto sotto tiro tutto il tempo.
Muovi un muscolo adesso e ti farò saltare in mille pezzi. Quindi resta dove sei. Rachel sarà qui a momenti. Inizierò da qui. Sono Rachel, maestro d'armi per Nellis. Madre Pearl, la nostra anziana, desidera parlarti. Stammi vicino e attenzione a come ti comporti. Ok. Porca troia, cioè... Benvenuto, tesoro. Te la sei presa comoda, non è così? Potti di stronza. Ho aspettato per più di 5 anni che un estraneo arrivasse a farci visita. Profezia? Ti sembriamo una massa di religiosi imbecilli? Semplicemente speravo che un selvaggio estraneo, si presentasse alle nostre porte prima che uno di quegli eserciti là fuori venisse a bussare. Proprio così. Madre Pearl sa che si prepara una tempesta. I tempi stanno cambiando. Potrebbe essere il momento di cambiare anche per noi. Almeno un po'. Oh, in tantissimi modi. Iniziamo dalle cose più piccole, così potremo abituarci ad avere un estraneo in giro. Se dovesse andar bene, allora magari potrai darci una mano anche con le cose più importanti. Vedremo. Devi tenere presente che sei il nostro primo contatto con il mondo esterno da quando ero a malapena diventata una donna. L'isolamento ci ha mantenuti al sicuro. Ma il mondo intorno a noi sta cambiando. C'è il neo, robot di pattuglia, soldati. I più giovani pensano che riusciremo a tenere il mondo lontano con le nostre pistole. Ma io credo sia necessario lasciare che entri, almeno un po', o soccomberemo. E quel po' di mondo sei tu, tesoro. Benvenuto a Nellis. Hai scelto un ottimo momento per passare di qui. Abbiamo moltissimi problemi. Possono dirti tutto i giovani della tribù. Rachel potrebbe avere bisogno di aiuto con quegli insetti. Il dottor Argyll ha dei feriti da curare, mentre a Loyal e Jack potrebbe servire una mano per delle riparazioni. Oppure potresti andare a trovare Pete al museo e ascoltare la storia della nostra gente. Non dovrai far altro che ascoltare. Fai come vuoi. Puoi aiutarci o meno. A te la scelta. Ma spero tu possa dimostrare ai giovani di qui che non tutti gli estranei sono da eliminare. Cioè, io mi sono fatto un culo così, sono rimasto senza. Devo anche curarmi, no? Cosa posso prendere? Cioè, ho avuto anche la mia armatura per venire fino a qua. Cioè, adesso come cazzo mi curo? Boh. Uff, porca troia, star. Una volta repubblicano, sempre repubblicano. Ma stanno a rompere i coglioni. Coglioni di merda. Ok, compagni di guerra. Sono andati fino a qua. E boomer. E fino a qua l'episodio, perché sono malandato, come dice il mio personaggio stanco. Beh, ci vediamo la prossima puntata, compagni guerra. Boomer. Strana gente. Alla prossima puntata. Ciao!